Verona 32 a 30 per la squadra del presidente Sciurpa, che si ripropone dunque per le zone alte della classifica. E il prossimo Monday night, cioè quello del primo dicembre, saremo proprio a Perugia contro Cuneo, che in questo momento sta conducendo 5 a 4 contro i campi. Adesso lo ha fatto sempre. Zigadlo in campo ancora al posto di Gerbic. Vissotto intanto attacca dai 4 metri, mette a terra il 6 a 7. E qui è una partita comunque che vede... Soprattutto questo ha detto durante il time out. Vi do anche un aggiornamento del campionato femminile, dove Vicenza e Pavia sono al tie break, così come Conegliano e Busto Arsizio. Gonzales in 4 per Weisman, è arrivato il muro di Zigadlo. 7-8 la situazione. È un Gerbic che si sarà freddato completamente, fuori. Sì, è un cambio che non ho capito completamente, forse te hai visto, non lo so, fatto per cambiare qualcosa, però non lo so, forse la aveva qualche difficoltà problema. In quel momento in attacco, ha provato la carta dell'alzatore, gli è andata bene e a questo punto non l'ho più levato. Gonzales dietro per Nikolov, murato da Kaczynski, 8 pari dopo il time out tecnico parziale di 2-0 per Trento, che torna in equilibrio. Quante gioco di Gonzales, che non gioca primi tempi, da palla solo a Weismans, ma il capitano non può bastare contro la corazzata di Trento, quindi bisogna trovare un'altra apertura del gioco. Doppia cifra anche Matej Kaczynski, 11 punti per lui, con 10 di Vissotto, dall'altra parte 2 per Cuneo. Kaczynski, Zigadlo per Kaczynski, vincente da seconda linea. Io mi aspetterei una organizzazione migliore del muro della difesa per entrambi. Il centro appunto della rete non è ancora presidiato come di dovere. Zigadlo per Piscopo, che di rabbia mette a terra il pallone del 13 a 14. Pineto vince in trasferta a Treviso 3-1, il punteggio finale per la Framasil. Andiamo a sentire le panchine, cosa hanno detto, Federica? Sì, sulla panchina di Trento Stoicev ha detto ai suoi ragazzi di non mollare, di continuare così e soprattutto di sistemare il gioco. Da sottolineare che Gerbic ha parlato moltissimo con Vissotto. Murato Jeroncic intanto da Birarelli, 17-16, c'è il muro numero 6 di Birarelli e il sorpasso di Trento. Anche perché adesso Gonzales sta provando a giocare primo tempo. Ma... Weisman in battuta. Ancora su Bari, di nuovo in difficoltà, palleggia Kaczynski per Vissotto, Vernaghi direttamente dall'altra parte del campo. Primo tempo vincente poi di Birarelli. 18 pari la situazione. È migliorato l'atteggiamento di Cuneo nell'organizzazione del muro della difesa, abbiamo visto Vissotto controllato, che prova a giocarla meglio. Attacca Vissotto, muro a 1 contro Platenik, vincente, 19 pari, 11 punti, tutti in attacco per Vissotto. Zigaldo non è bellissimo da vedere, ma è efficace, è rapida la palla quando gli esce dalle mani. Abbiamo visto Gonzales che non è riuscito a guadagnare i 3 metri per difendere questa diagonale stretta di Vissotto. Birarelli, Platini che gli scappa via il bagger, Vernaghi proprio per l'ex giocatore di Milano che viene murato. Aveva il 100% Platini, 5 su 5 nel set, qui invece va fuori dal campo, quindi cambiare direzione è difficilissimo. Platenik verso Bari, Zigadlo, Winiarski, Birarelli, doppio tocco secondo me proprio qui davanti, ha toccato con spalla e braccio, protesta Trento, contrattacca Vissotto sul muro, comunque ottiene punto. Un doppio tocco ravvicinato e consecutivo, no? Guarda, come dice... guarda, sì, allora guarda, 1-2 però più ravvicinato e consecutivo di questo, per cui ravvicinati poi e consecutivi, sì, proprio la dicitura del test. Il muro di Piscopo, Gonzales per Weisman, c'è Vignardi sulla diagonale lunga, attenzione alla palla, 7 per Trento, attacca Kaczynski, 25 a 22, l'Itas vince anche il terzo set con